Ben ritrovati su Radio Messaggio Cristiano. Pace e buona giornata a tutti. Buongiorno a te, il buon Signore. Ecco un altro giorno donato alla mia vita, che ne farò. Stiamo seguendo Liberaci dalla notte. Sì, Signore, grazie per questo nuovo giorno di vita. Fa che ognuno di noi lo spenda bene, per la tua gloria. Ben ritrovati sulla frequenza, il canale YouTube e la pagina Facebook di Radio Messaggio Cristiano. Buongiorno e buona serata a tutti con la pace di Gesù. Con questo primo cantico abbiamo dato inizio a questa trasmissione che vi sta tenendo compagnia, come ho detto poco fa, anche sul canale YouTube e la pagina Facebook di Radio Messaggio Cristiano. Ed è per questo che ho detto una buona giornata, ma anche una buona serata, perché per tutti coloro che ci seguono da qualsiasi parte del mondo e per quanti si aggiungeranno più tardi all'ascolto di questa trasmissione. Ovviamente buona giornata e buona serata con la pace del nostro Signore Gesù. Perché è nel suo nome che siamo radunati qui, anche sulla frequenza di Radio Messaggio Cristiano. Ed insieme, prima di rivolgere la nostra preghiera al Signore, la nostra lode anche attraverso l'ascolto di cantici, vogliamo dedicare a Lui un altro cantico. Il suo titolo è Amen. Ascoltiamolo insieme. Dopo tanto tempo, dopo tanto silenzio, dopo la paura e il rimpianto, io ti dico Amen. Amen al mattino lucente, Amen alla notte, Amen all'attesa, alla speranza, che sei fedele, mille, mille anni ancora, ancora, Amen.
tu donami occhi per vedere il cielo, per guardare il dolore con il tuo stesso sguardo. Ammira i tuoi passi sulle acque, al tuo soffio leggero, come al roveto ardente, al tuo nome nascosto, come al tuo volto disarmato, come alla tua gloria, come alla tua pace, alla tua compassione. Stiamo seguendo il cantico dal titolo Amen. E tu donami occhi per vedere il dolore col tuo stesso sguardo. Tante volte purtroppo il nostro cuore, la nostra mente ci dà degli occhi per vedere la gioia degli altri, apparentemente vista dall'esterno. In qualcuno la felicità altrui potrebbe anche suscitare dei sentimenti non graditi al Signore, dei sentimenti che anche ci fanno stare male, invidia, gelosia, nel vedere la gioia degli altri. Questo non è da credenti. Sinceramente non è anche da persone per bene, da persone sagge, oneste, umili. Però il Signore oggi vuole richiamare tutti all'attenzione. La sorella che cantava diceva: «Tu donami occhi per vedere il dolore col tuo stesso sguardo». E sì, impariamo, piuttosto che vedere nello sguardo degli altri il dolore, quello che c'è dietro. Come andare a vedere un bel film, però poi dietro tutto c'è un lavoro, fatiche, dolori, alzarsi presto la mattina e andare a letto tardi la sera per fare quel film. Ecco, non dobbiamo vedere la vita degli altri come un bellissimo film, ma sapere che dietro ogni persona c'è una storia, c'è un pianto oltre che una risata, c'è un dolore, c'è una sofferenza, c'è una speranza, c'è un desiderio ancora non realizzato, come in ognuno di noi del resto. Quindi donami occhi, Signore, per vedere il dolore col tuo stesso sguardo. Un altro fratello dice:
Amore è sentire un dolore per un'altra. Amore, scusatemi voi che abitate in Campania, una meravigliosa, un modo meraviglioso che avete voi di parlare, anche a Napoli, soprattutto a Napoli, ma non l'ho saputo dire bene. Non ha importanza, il significato è: amore è sentire il dolore per un altro. Sì, provare il dolore per un altro, quindi vedere il dolore col tuo stesso sguardo, Signore, vedere cosa sta dietro e non fermarsi all'apparenza, a quel sorriso, a quel modo di vestire, a quel modo di parlare e anche di gesticolare. Dietro c'è tutta una storia, tutta una vita. Chiediamo questo al Signore e il nostro cuore di pietra diventerà sempre più di carne, un cuore di carne che sanguina per il dolore di un altro. Sì, e così ci ameremo di più gli negli altri e ogni indolore diminuirà. Mal comune mezzo gaudio, sì. Ogni indolore diventerà più debole e la forza, la gioia diventerà sempre più grande in ognuno di noi se preghiamo gli uni per gli altri, come anche il Signore ha detto spesso anche nei versetti del calendario. L'amore è Gesù. Amore è sentire il dolore per un'altra. Amore è amare anche chi non ti vuol bene. Ascoltiamole insieme. Amore mattina, amore da sera, amore go chiara, amore go nera, amore go chianta, amore go bene. Quest'amore creno dolore, amore na mamma, amore nu figlio, amore na sposa, amore nu sposa, non c'è paragone. Quello che conta è che sono tutti amori, però l'amore più grande è quello di Gesù. È caso tutto amore, amore Gesù, che è morto per te, amore. Amore è amare anche chi non ti vuol bene. Amore è sentire il dolore per un altro, vedere il suo dolore, ma poi alla fine amore è sentire la felicità. Cristo è l'amore, l'amore è Gesù. Cristo è l'amore, l'amore. L'amore chiamasse a Gesù, chi vuole amore cercasse a Gesù. Chi vuole l'amore cercasse a Gesù, chi vuole l'amore chiamasse a Gesù, sulla Gesù.
Amore è provare il dolore per un altro, amore è sentire la felicità. Il Signore Gesù ci ha dato un comandamento, il più grande dei comandamenti, come disse anche al giovane ricco: ama il Signore Dio tuo al di sopra di ogni cosa, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua forza, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, ed ama il prossimo tuo come te stesso. E chi ha amato il prossimo suo come se stesso? Lo conosciamo questo episodio attraverso la parabola del buon samaritano. Ma solo lì lo vediamo nella Bibbia? Chissà in quanti punti della Bibbia lo vediamo. Ma non voglio leggervi, almeno non in questo momento, la parabola del samaritano, bensì una storia realmente accaduta, narrata nella Bibbia, è la storia del centurione di Capernaum. La troviamo scritta anche nell'Evangelo di Luca, capitolo 7. Or, dopo che ebbe terminato tutto questo suo discorso al popolo che udiva, entrò in Capernaum. Ora, il servo di un centurione, che gli era molto caro, era malato e stava per morire. Ed il centurione, avendo sentito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei giudei, pregandolo di venire a guarire il suo servo. Ed essi, giunti da Gesù, lo pregarono con insistenza, dicendo: egli merita che tu gli conceda questo, perché egli ama la nostra nazione ed è stato lui a costruirci la sinagoga. Allora Gesù andò con loro. Egli non era molto lontano dalla casa quando il centurione gli mandò degli amici per dirgli: Signore, non disturbarti, perché io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo neppure mi sono ritenuto degno di venire da te. Ma di una parola e il mio servo sarà guarito, poiché anch'io sono un uomo sottoposto all'autorità altrui e ho sotto di me dei soldati e dico ad uno va ed egli va, a un altro vieni ed egli viene e al mio servo fa questo ed egli lo fa. Quando Gesù udì queste cose si meravigliò di lui e rivolgendosi alla folla che lo seguiva disse: io vi dico che neppure in Israele ho trovato una fede così grande. E quando gli inviati fecero ritorno a casa, trovarono il servo che era stato infermo, guarito. Questo centurione romano, quindi non un israelita, amava il suo prossimo come se stesso, amava il suo servo e ha chiesto al Signore con tanta umiltà e tanta fede anche di guarire il suo servo. E così il Signore con una sua parola lo guarì. E allora chissà che festa ci sarà stata in quella casa, una grandissima festa. Quindi amare e provare la felicità. Signore, dammi tutti quelli che sono soli. Signore, dammi tutti quelli che sono soli. Perché ho sentito dentro me bruciare la passione tua per l'abbandono che nel mondo c'è. Signore, dammi d'essere te le braccia tue. Signore, dammi d'essere te due, che tutto stringono a sé la solitudine del
ancora vediamo l'amore, l'amare il prossimo come se stessi attraverso il cantico Dammi tutti i soli. Ammalati e soli senza più voce per gridare, chi consola il loro pianto, chi sa la loro morte lenta e chi stringe al proprio cuore, cuore disperato, chi io amo come te. Del tuo amore, sacramento del tuo amore al mondo, io sacramento di te. Signore, dammi tutti quelli che sono soli, d'essere. Signore, dammi tutti quelli che sono soli, perché ho sentito dentro me sacramento del tuo amore. Adesso siete pronti per ascoltare il racconto della storiella di oggi? Ci siete tutti? Allora vi do un attimo di tempo ricordando a tutti che siete all'ascolto di Radio Messaggio Cristiano anche sul nostro canale YouTube, la nostra pagina Facebook. Vi do un altro po' di tempo per prepararvi per l'ascolto della storiella ricordando il nostro numero 349 64 11 232, utile anche per farci pervenire le vostre richieste ed ascoltarle la domenica mattina prima delle 10:15, prima del messaggio in diretta del fratello Nino. Vi do ancora un po' di tempo, vi ricordo che potete richiedere cantici che ascoltate nelle trasmissioni che vanno in onda su Facebook e YouTube, su Radio Messaggio Cristiano, quelli di oggi, della trasmissione che va in onda ogni giovedì come oggi, quella del lunedì e del sabato di Manuel, Samuel ed Elisabetta, e quelle anche che ascoltiamo durante i culti. E adesso sì, vi racconto la storiella. La conoscete già? No, perché se la conoscete già non ve la racconto. La storiella di Pino. La conoscete? Conoscete voi Pino? No? Forse? Pino è un uomo, un ragazzo o un bimbo? Pino è un albero. Vi racconto la storia di Pino. Un albero. L'albero Pino. C'era una volta, tanto tanto tempo fa, non un castello e non meno un paese lontano lontano, ma un bosco di abeti che ospitava tanti e tanti animali e anche i frutti, i famosi frutti di bosco. Era ai pendii di una montagna. E sì, si rifugiavano scoiattoli, lepri, cerbiatti. Sì, un po' come le storielle, come le favole. Immaginiamo tutti gli animaletti
del bosco. Davano ombra a tanti animali e rifugio a tanti tipi di uccelli. Se si volgeva lo sguardo verso la montagna e si guardava dal bosco, a metà strada si vedeva Pino. E sì, questo povero albero lì messo, solo soletto. Non era in compagnia di altri pini, quindi non si trattava di una pineta. Quindi poverino stava sempre lì. Però lui che doveva fare? Non poteva mica spostarsi da lì. E tutti gli abeti del bosco lo prendevano in giro. Ma che fai, Pino, lì tutto solo? Noi siamo qui in compagnia, ci divertiamo, chiacchieriamo, diamo ospitalità a tanti tipi di animaletti, tu invece lì che fai, sempre da solo? Ma lui non ci badava e cresceva alto, robusto e forte. Tant'è che di tanto in tanto, d'inverno, ma anche in autunno e in primavera, arrivava un vento fortissimo, fortissimo. E questo però non scuoteva minimamente Pino, anzi lo rendeva sempre più forte. Sì, ogni tanto perdeva delle pigne, qualche ramo, ma cresceva più robusto e orgoglioso e fiero di sé, ma sempre solo e triste, e preso in giro dagli alberi del bosco. Ma per completare la sua tristezza, anche gli animaletti del bosco lo prendevano in giro. Finché un giorno... brutto giorno, iniziò a piovere e piove e piove e piove che la diga si riempì oltre misura. Le acque si gettarono di fuori e una valanga di acqua e di fango stava per riversarsi sul bosco. Sembrava davvero che volesse distruggere tutto quello che incontrava nel suo cammino. Pino però era molto forte, aveva resistito a venti impetuosi. Tutti gli animaletti del bosco gridarono aiuto: «Pino, Pino, salvaci!» Lui piegò i suoi rami a mo' di braccia e appoggiò sui fianchi i suoi rami, come una persona a dire: che volete adesso da me? Peggio per voi. Immaginiamo questa scena, no? Una persona in piedi con le due braccia, con le mani chiuse sui fianchi, come per dire: e adesso che vuoi? Eh sì, aveva un'espressione arcigna, come per dire: adesso che volete da me? E si sforzava e faceva così. Ad un certo punto tutti realizzarono in fondo al bosco che Pino non intendeva dir loro «adesso che volete da me», ma si stava sforzando di tirar fuori le sue radici da terra. E sforza ora, e sforza adesso, e sforza ancora, si piegò in un lato con tutti i suoi rami, sollevò un gran mucchio di terra da sotto di sé e riuscì a bloccare quella valanga di fiume di fango che avrebbe investito impetuosamente il bosco. Il fiume impetuoso, quel torrente, si divise in mille piccoli ruscelli e arrivò nel bosco delicatamente. Sì, ai ai ai, un po' di alberi si fecero male, un po' di animaletti si ferirono e si bagnarono molto, ma nessuno perì, niente venne distrutto. E Pino rimase lì sdraiato a terra, fermo e zitto e molto dolorante. L'indomani era ancora sdraiato lì e passarono i giorni e tutti lo guardavano molto molto dispiaciuti. E sì, man mano che passava il tempo Pino si seccava e tutti capirono che Pino aveva un cuore davvero buono e gentile. Poteva approfittare ed avere la sua vendetta. Il fiume sarebbe arrivato come
impetuoso sul bosco avrebbe distrutto tutto. Lui invece ha donato la sua vita per coloro che lo deridevano sempre, perché era lì sempre solo. Abbiamo capito tutti questa meravigliosa lezione? Di quando noi prendevamo in giro, tra virgolette, il Signore Gesù, non facendo la sua volontà. Però Lui ci ha amati lo stesso, prima che noi amassimo Lui, ed è morto sulla croce per ognuno di noi. È morto Gesù e poi è risorto, e vive e ci guida passo dopo passo, e ci ha salvati da quel fiume in piena che era il nostro peccato, che ci avrebbe travolti e per sempre. E tutto si è alleggerito. È ovvio che non viviamo una vita serena al 100%, perché il peccato c'è sempre nel mondo. Quindi quei piccoli ruscelli che arrivarono nel bosco, ma non distrussero niente. Noi siamo salvati per grazia. Come gli animali del bosco furono salvati dal pino, noi, credenti, tutti quanti, siamo salvati dal Signore Gesù. E se anche tu hai preso in giro il Signore, ti sei beffato, beffata di Lui, oppure hai avuto un comportamento da bullo, hai preso in giro un qualcuno, un compagno di classe, un collega, un familiare, ma adesso ti senti triste e vuoi rimediare, vuoi chiedere perdono, se anche tu ti trovi in questa situazione, sappi che il Signore vuole perdonare, vuole dare una nuova opportunità, vuole dare un nuovo inizio e vuole dare l'opportunità a tutti, esatto, di ricevere questo perdono. E noi insieme chiediamo a Lui di perdonarci con un cantico che abbiamo cantato in chiesa. Ascoltiamolo insieme. Thank you.
E adesso che ognuno ha chiesto al Signore di perdonare i propri falli, il Signore ci risponde con questo cantico, il titolo già dice tutto: ma ti amerò di più. Questo cantico non è fantasia di chi canta, ma è ispirato ad un passo biblico, al libro del profeta Osea, capitolo 11, quindi è la verità di Dio. La tua gloria,
ultimo cantico per quanto riguarda questa parte su internet, per poi continuare sulla nostra frequenza radio. Io restavo a piangere e io capì, attraversando la malinconia, dove il giorno, tu sei il giorno sempre resta, dove il giorno, pieno giorno intorno è sempre festa. Nubi sfumavano su in alto, nubi che erano volti e puledri, io restavo a piangere finché io capì, attraversando la poesia, dove il giorno, tu sei il giorno sempre perso, dove il giorno, pieno giorno e pieno è l'universo. E canta la tua gloria, mio amore, che si va spegnendo e muore. Canta gloria, solo tu sei la vita senza fine, gloria, solo tu rimani gloria. Tutto è un canto di te. E cantando la tua gloria, ogni lutto chiama forte il tutto. Canta gloria, solo tu sei pienezza di infinito, gloria. Solo tu sei vita, gloria, tutto è un canto di te. Rughe negli occhi dello specchio, rughe di un campo appassito. Perché finire poi, io lo capì, attraversando la mia nostalgia, dove il giorno, tu sei il giorno e tu sei la bellezza, dove il giorno, pieno giorno e sempre giovinezza. E canta la tua gloria, mio amore, che si va spegnendo e muore. Canta gloria, solo tu sei la vita senza fine, gloria, solo tu rimani gloria. Tutto è un canto di te. E cantando la tua gloria, il lutto chiama forte il tutto. Canta gloria, solo tu sei pienezza d'infinito, gloria. Solo tu sei vita, gloria, tutto è un canto di te. E cantando la tua gloria ogni lutto... E canta la tua gloria, come già detto, ultimo cantico per quanto riguarda la parte di trasmissione che vi ha tenuto compagnia sul canale YouTube e la pagina Facebook di Radio Messaggio Cristiano. E adesso sulla nostra frequenza continuiamo a tenervi compagnia. Siamo giunti dunque al termine, vi saluto su YouTube e Facebook, vi do appuntamento a Dio piacendo la prossima settimana. Vi ricordo però che potete seguire altre trasmissioni, come ho detto poco fa, il sabato e il lunedì con Samuel, Manuel ed Elisabetta, e chiamare sempre al 349 64 11 232 per farci pervenire le richieste dei cantici che ascoltate in queste trasmissioni, oppure quelle durante i culti, ogni martedì e venerdì sera, o le dirette del fratellonino la domenica mattina alle 10:15. Pace a tutti dunque, alla prossima volta, alla prossima settimana, Dio piacendo. Adesso continuiamo via radio.